domanda. Eh? Secondo. Devo tenere il microfono. Stoppa così. No, ce la fai, parte io. Vai. Siete pronti? Walter, una giornata amara oggi, un 3-0 pesante, proprio nella giornata in cui forse ci si aspettava la riscossa. Hai detto tutto te, penso che dalla domanda uno può tirar fuori tantissime risposte, però quella che è più veritiera è che abbiamo mancato proprio partita, cioè nel senso, anche se qualcosina magari il primo tempo fino al palo, ecco, forse con quel palo lì la partita poteva cambiare, però poi tutto il resto è a livello, quello che risulta più lampante è proprio la resa dopo il secondo gol che non va bene, ecco, io penso che nel bene o nel male bisogna sempre comunque cercare di dare il meglio per tutti, per, a livello singolo e poi perché comunque bisogna render conto a tante cose che poi ognuno può immaginare, a partire da la società, a partire soprattutto da gente che paga il biglietto, a partire da dei tifosi, a partire da tutte queste cose qui che penso che oggi alla fine sotto questo aspetto tutti ci siamo resi conto di aver mancato forse quello che non bisogna mai fare. Senti, il bersaglio oggi è stato il mister, ma che aria si respira tra giocatori e mister negli spogliatoi? No, noi, insomma, io penso che il bersaglio quando è l'allenatore sarebbe da codardi pensare che non sia riferito anche a noi, perché noi facciamo parte di una squadra dove è a capo l'allenatore, però l'allenatore non va in campo. Noi cerchiamo di dare il meglio per l'allenatore, cercando di fare quello che ci dice l'allenatore, non ci sta riuscendo o forse poco, però tutti bisogna sentirsi sotto esame e tutti bisogna sentirsi un po' colpevoli, anzi molto colpevoli di quello che si è visto oggi. Poi tutto contorno che uno può dire, oggi può dire quello che vuole, insomma noi bisogna solamente stare zitti, ascoltare quello che la gente dice, quello che la società impone, tutte queste cose qui per poter cercare di guardarsi negli occhi almeno a testa alta. Oltre al gioco, non pensi che oggi sia mancato un po' la squadra sotto l'aspetto fisico? Tutto, io ti ripeto, tutto quello che uno dice oggi c'ha ragione. Può dire fisico, ha ragione, può dire mentale, ha ragione, può dire tecnico, ha ragione, può dire tutto quello che vuole, oggi azzecca tutto. Noi bisogna, ripeto, prenderne atto, perché penso che quello che secondo me fa più male la resa è, secondo me nella vita non deve esserci, figuriamoci per una partita di calcio. Guardiamo la salvezza, mancano i punti, 14 punti famosi, nulla è perduto, non per il primo.